Attivato il tuo TV Box 5 per la messa in funzione? Ora ti mostro come devi procedere per concludere correttamente il processo. Nel video ti mostriamo i passi per ottenere Blue TV. Puoi saltare il video al capitolo desiderato se ti serve aiuto solo per un passo specifico. Per il TV Box 5 c'è ora anche la possibilità di accedere con un account Google. È opzionale, ma ti offre alcuni vantaggi per rendere la tua esperienza televisiva ancora più ricca. Per tutte le funzioni di base non hai però bisogno di un account Google. Live TV, registrazioni, replay, noleggio video e anche l'accesso alle app più note sono possibili anche senza account. Se decidi di accedere con il tuo account Google, potrai installare altre app e ricevere personalmente consigli, video e molto altro ancora da Google. Successivamente ti verrà chiesto di accettare le condizioni di utilizzo e riceverai l'informazione che potrai sempre modificare le impostazioni in un secondo momento. Puoi utilizzare Google Assistant anche se non hai effettuato l'accesso con un account Google. A tal fine devi premere il tasto Google Assistant sul telecomando per avviare il servizio. Se hai effettuato l'accesso con un account Google, ora ti verranno mostrate diverse app di Google Play Store che puoi scaricare sul tuo televisore. Le app più note, come Netflix o YouTube, sono già installate sul tuo televisore. Altre app possono essere scaricate senza problemi in un secondo momento. Quando hai deciso quali app scaricare, ti verrà mostrato quali ulteriori vantaggi puoi ottenere. Con la funzione Replay puoi guardare il programma di tutti i canali disponibili per un massimo di 7 giorni, a seconda dell'abbonamento scelto. A tal fine devi attivare una Tantum e i canali selezionati per la funzione Replay. Nel passo successivo hai la possibilità che Swisscom Blue TV ti consigli le funzioni e i programmi adatti ai tuoi gusti e che potrebbero piacerti. Tutte le impostazioni possono essere modificate in un secondo momento. Se lo desideri, puoi collegare il telecomando Swisscom Blue TV al tuo televisore in modo da averne solo uno per azionare il televisore. Segui le istruzioni che apriranno sul televisore e completa tutti i passaggi. Il TV Box 5 può essere spento in due modi diversi. La classica modalità standby, in cui il box può essere riacceso più velocemente ma necessita di più corrente, oppure la modalità deep standby, in cui il box è più efficiente dal punto di vista energetico, ma richiede anche più tempo per essere acceso. Nel passo successivo ti verrà chiesto di leggere attentamente le condizioni di utilizzo di Swisscom TV. Cliccando su Accetta puoi procedere con il passo successivo. E ora puoi iniziare a usare Blue TV. Tutto ciò che si vuole veramente. Sono Ricky, alla prossima!